Negozi chiusi, pochissime persone in giro, autobus fermi e decine di uomini delle forze dell'ordine schierati lungo le strade. Un clima da coprifuoco, ma in un pomeriggio tranquillo a Macerata per la manifestazione antifascista e antirazzista promossa dagli antagonisti dei centri sociali a cui hanno aderito pezzi della sinistra italiana e diverse sigle e associazioni dalla FIOM a Emergency. In piazza in migliaia per dire no ai rigurgiti di razzismo fascista, così li ha definiti qualcuno, e soprattutto contro il folle gesto di Luca Traini, il ragazzo maceratese che una settimana fa ha sparato contro diverse persone di colore ferendone sei per vendicare, ha detto ai carabinieri subito dopo il fermo, la morte di Pamela Mastropietro, la diciottenne il cui corpo è stato ritrovato in due valigie il 31 gennaio scorso nelle campagne nei dintorni di Macerata. Perché siamo qui oggi? Ovviamente per manifestare contro il fascismo, contro tutte le forme di razzismo e di violenza. È da qui che bisogna ripartire, quindi questa manifestazione vuole sì essere antirazzista, antifascista, però vuole anche essere appunto un punto di partenza per ricostruire anche un tessuto sociale che a questo punto sembra slacciato. Manifestazioni per lo più pacifiche anche in altre città italiane. A Piacenza però ci sono stati scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine. Intanto proseguono le indagini sulla morte di Pamela. Alcune lesioni riscontrate alla testa e a livello del fegato dimostrerebbero che la giovane non sarebbe morta in seguito a un'overdose di eroina, ma uccisa di proposito da qualcuno. Oltre a Innocent Segale, il 29enne già accusato di vilipendio e occultamento di cadavere, sarebbe stato lui a fare a pezzi Pamela e a nasconderla in quelle due valigie, e allo spacciatore che ha venduto l'eroina alla ragazza la sera prima della sua morte, oggi è stato ufficializzato anche il fermo di una terza persona, anche questa di origine nigeriana.